Oggi vi parlerò di Ricky Farina e quindi della famiglia Farina. Se non vi interessa, sono cazzi vostri, non miei tanto. Allora, io ho un senso della famiglia molto forte. Infatti vi racconto un episodio. Quando mio fratello era più giovane, intorno ai 15-16 anni, un giorno all'ora di pranzo è salito e ha detto: "Ho visto che era un po' turbato. Cos'è successo, Roby?" Mi ha detto: "Un balordo al bar, qua giù al bar, mi ha tirato uno schiaffo." Cristo, ti ha tirato uno schiaffo? Allora io, da fratello maggiore, cosa ho fatto? Dato che ai tempi giocavo a tennis, ho preso la racchetta da tennis e sono sceso giù. Non avrei mai spaccato la racchetta in testa a quel tipo, però volevo fargli capire che non si fanno queste cose. Allora mi ricordo che sono sceso giù, sono entrato, mi sono avvicinato con la racchetta, l'ho fissato, c'era anche mio fratello dietro di me. E ho visto però che era veramente un balordo. Poi, tra l'altro, il proprietario del bar, simpaticissimo, era un francese, Georges. Mi guardava un po' così spaventato: cosa succede, cosa non succede. Insomma, io con questa racchetta in mano ho fissato il tipo. Però, beh, sono buono, mi sono intenerito perché era proprio un balordo, un mezzo ubriaco così. Ho detto: "Dai, andiamocene, Roby." Poi so che mio fratello poi è cresciuto, è diventato più alto di me, più muscoloso di me, è tosto, Roby. È cresciuto e l'ha affrontato, però anche lì ho percepito questo momento di tensione. Il caso mi ha fatto partecipare a questo duello di sguardi. Ho preso mio fratello e l'ho tirato via, insomma. Quindi non siamo poi così cattivi noi Farina, però il senso della famiglia è forte. Se qualcuno ci tocca, se qualcuno parla male, per esempio di mio zio Dario Farina, che ha scritto "Sarà perché ti amo, felicità" e tanti altri successi di Albano e Romina, di Ricchi e Po. Mi ricordo a scuola mi dicevano tutti: "Ma sono musiche commerciali." Sì, lo so, ma ci vuole talento anche per scrivere delle musiche commerciali. Ci vuole talento poi per scrivere un motivetto, na 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 na, che ti resta in testa, no? E quindi mi incazzavo anche con i miei compagni di scuola. Mio zio Dario Farina, ha scritto questi pezzi di grande successo per la Baby Records, del discografico Freddy Najjar, no? E mi ricordo un episodio riguardante Felicità, il testo di Felicità. Mio zio Dario Farina scriveva la musica, il testo Cristiano Minellono, che è un grande paroliere italiano. Ha fatto anche l'attore, grande fumatore. Cristiano Minellono, detto Popi Minellono, per farvi capire come dietro ogni successo c'è veramente un talento incredibile. C'è comunque un talento, talento per pezzi commerciali, ok? Talento per pezzi non commerciali, però è sempre talento, eh? Infatti questo Popi, che secondo me i testi di il testo di Felicità l'ha scritto chiuso in una stanza, l'hanno chiuso, cioè Freddy Najjar, il discografico della Baby Records, ha preso Poppy Minellono, l'ha chiuso in una stanza e gli ha detto: "Non esci finché non hai scritto il testo su questa musica che ha composto Dario, Felicità, la famosa Felicità, che tutti conoscono." Na 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 na
fatto, un genio, Poppy Minellono, un genio. Io mi emoziono particolarmente quando, a parte il panino, il bicchiere di vino, ma quando sento che bisogna essere molto ruffiani, no? Mamma Maria, il testo di mamma e Maria, no? All'estero tutti conoscono la parola mamma e la parola Maria. Dietro ogni testo, ogni parola, c'era proprio uno studio per avere successo. Ma il testo di Felicità, ripeto, è incredibile. Soprattutto mi emoziono quando sento felicità e abbassare la luce per fare pace.
ti immagini tutto, no? Ti immagini proprio la scopata, lui che abbassa la luce, hanno appena litigato. Abbassare la luce per fare pace. Grandissimo. Scrivetelo voi, ma sono di una semplicità così netta, così cristallina, che non ti vengono in mente se sei chiuso in una stanza, se non hai talento. Na 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 na, felicità. Abbassare la luce per fare pace, la felicità. Ah, poi questo è meraviglioso. E aspettare l'aurora per farlo ancora. Cioè, tutta una... la felicità è scopare, in sostanza. Perché sospiro ogni volta che parlo di scopare, cazzo? Ieri mi sono comportato molto male con una donna, sono stato violento verbalmente. Perché questa donna, che voi, chi mi segue la conosce, che proprio... ho avuto la sensazione che, di essere preso in giro, no? L'ultima volta che è venuta qua a cena mi ha parlato di uno che fa il barista, il fotografo, mezzo barista, mezzo fotografo. Sai, Ricky, che ho conosciuto uno, ma che mancanza di rispetto è venire a casa di Ricky Farina, cazzo duro, e sai che Ricky Farina prova del desiderio erotico per te e tu mi dici ho conosciuto uno che fa il fotografo e il barista, e che cazzo me ne frega a me? Comunque, volevo parlare della mia famiglia. La famiglia Vitali è un altro capitolo. È il capitolo dell'alterità, no? Mia mamma è toscana, quindi i Vitali sono toscani e sono molto vitali. E sono persone pure, semplici. Sono persone meravigliose. Mio zio faceva il camionista e mi diceva sempre le donne vanno prese a buco bestia. E aveva ragione. E io qua a buco bestia non prendo nessuno. E quindi vabbè, insomma, mio nonno materno era un giardiniere, ha piantato degli alberi a Firenze. Quindi però è l'alterità per me, non la famiglia Vitali. Io mi sento più un Farina quindi un po' più morboso, un po' più malato che Farina, sono un po' così. E allora vi dicevo che ci sono i Farina, mio zio Dario, poi c'era Roberto, allora Dario Aldo, mio padre l'ingegnere, definiamoli così, l'ingegnere, ha chiamato l'ingegnere dall'altro mio zio Roberto. Aldo Farina, vabbè, come faccio a parlarvi di mio padre? Mio padre è qui nelle mie cellule, come faccio a parlarvi di lui? Un giorno magari ve ne parlerò, ma... mio padre numero uno, il maggiore. Poi Roberto Farina, che si chiama come mio fratello, che anche mio fratello si chiama Roberto, che però inizialmente il primo Roberto Farina è mio zio. Dario Farina il terzo, e poi Loredana, che è la sorella, la donna con gli occhi più belli del mondo, tra le donne con gli occhi più belli del mondo, occhi meravigliosi, paragonabili a quelli di Liz Taylor, a quelli di Medea Merini. Occhi stupendi, quelli di mia zia Loredana. Infatti ha fatto l'hostess con quegli occhi lì. Ci volavi dentro, dentro. Lei è ancora viva, per fortuna. Invece mio padre non c'è più, e non c'è più neanche Roberto Farina. Roberto Farina, quello che chiamava... che diceva io ho due fratelli importanti che erano mio zio Dario e mio padre l'ingegnere, no, per lui, perché mio zio Roberto non aveva mai un quattrino, il classico bohemien che sognava di comporre un'opera lirica, che adorava la Callas, che è stato cremato con un libro della Callas sul quale tutti hanno scritto una dedica. E lui era un grande organizzatore culturale di eventi culturali legati soprattutto al cinema. Amava le periferie ed è stato uno degli organizzatori dell'Estate Romana ai tempi di Niccolini, e il fondatore, il cofondatore, insieme a Gianni Romoli ed altri. Gianni Romoli poi è diventato il produttore, no, di Le Fate Ignoranti, un importante produttore cinematografico, i film di Ozpete. Però insieme fondarono questo cineclub, L'Occhio, L'Orecchio, La Bocca, dove si poteva... l'occhio, vedere film, spezzoni di film, soprattutto
la bocca mangiare, si poteva mangiare, e l'orecchio ascoltare la musica. Un luogo di culto, un'ex macelleria, dove si macellavano... No, macellavano no, immagino, dove si vendevano animali macellati. Sì, quindi comunque insomma un po' di macello c'è nella macelleria ovviamente, ed era un po' macelloide questo... macelloide, questo occhio e l'orecchio e la bocca, è un cineclub degli anni 70 a Roma. Pare che non ci fossero neanche le sedie, insomma la gente stava lì seduta, si fumava, si vedevano questi spezzoni di film che mio zio bravissimo recuperava, presi dalla sola Medea di Pasolini, trovava negli scantinati bobine, pizze cinematografiche, di girato poi non messo, non ufficiale, no? E grandi maratone visive così, e tra gli affezionati dell'occhio, l'orecchio e la bocca c'erano critici cinematografici, che poi giovani cinefili, che poi sono diventati grossi critici cinematografici, come Ghezzi, come Giusti, come Tatti Sanguinetti, come Oreste De Fornari. Infatti al funerale di mio zio Roberto, anche lui non c'è più, cioè, innanzitutto c'era mia nonna Isabella, quella che fumava 4 pacchetti di sigarette al giorno, che diceva: non ho voglia di vivere, Riccardo, non ho voglia di morire. E io già di nonna, cazzo, non hai voglia di vivere, non hai voglia di morire. Poi mi faceva: no, non ho voglia che venga giorno, non ho voglia che venga notte. Ok, nonna, non sapevo che dire, era meravigliosa, una donna stupenda. Pare che io assomigli molto a mia nonna. Fumava tanto, 3 pacchetti di sigarette al giorno. Quando c'era ancora il telefono con... il girello, come si chiama, e tutti i cerchiolini, no? Lei di notte spegneva le sigarette nei numeri cerchiati, rischiando di incendiare la casa, nonna Isabella. E mi diceva: Riccardo, ficcami un coltello in pancia quando mi vedi nella bara, perché aveva paura di rimanere sepolta viva. Pensate, ma nonna, ok, se vuoi, ma vuoi essere viva anche da morta? Le dicevo: ma sei matta? Sarai morta, non preoccuparti. Insomma, però mia nonna era viva al funerale di Roberto Farina e mi ricordo questa scena, pensate, che mia nonna si disperava: oh figlio mio Roberto, nella camera ardente, no? E mi ricordo un'osservazione di un'amica di mio zio Roberto Farina, che ha detto: gli sta rubando la scena anche adesso. Questo commento così teatrale, no? In questa situazione teatrale, la bara con il cadavere di mio zio Roberto, mia nonna, tutti gli amici, parenti attorno, e lei che fa questa annotazione così, dicendo: gli sta rubando la scena anche adesso. E mia nonna che si disperava così. Siamo un po' noi Farina, c'è un po' di campagna, di Calabria, siamo un po' terroni, toscani, terroni, anche se sono nati in Egitto, al Cairo, tutti Farina, però di origini, no? Origini meridionali, e quindi ci abbiamo un po' le scenate dentro, con Valeria ne ho fatte di brutte, siamo un po' così. Sì. E mio zio Roberto. Non c'è più papà. Le parole. Stavo pensando a una cosa un po' brutta, forse brutta, insomma, credo di essere un po' matto io, credo. O forse no, ma non so, secondo voi è folle il pensiero di filmare la propria morte? Perché io sto pensando, se mai mi dovesse venire una brutta malattia, sapete, fumo, cioè, io penso che violenza, forse anche nei confronti degli spettatori della Chisciotte, filmare la mia morte, mi stanno venendo pensieri di morte, filmare il mio deperimento, filmare la mia morte. È che Cristo, a me piace la vita, mi interessa, è curiosa,
però nello stesso tempo sento che devo avere non la saggezza, ma la follia di dire sono fottuto, me ne fotto, come diceva Valéry, sono fottuto, me ne fotto. Andate a farvi fottere tu, tramonto vai a farti fottere, bistecca vai a farti fottere, passato di verdure vai a farti fottere, tette, andate a farvi sole, mare, abissi, poesia, fottetevi tutti. E si crepa quando bisogna crepare. Però questa, sento che è giusto anche avere questo atteggiamento, ma nello stesso tempo però non deve essere facile lasciare tutto, ingoiare l'universo nella propria morte. Non deve essere facile. Sono un po' matto, credo. Però ho questo senso della famiglia molto forte, quindi in questo sono italiano. Non mafioso, ma italiano, sì. Molto italiano. Chi tocca un Farina, vaffanculo, gli spacco una racchetta in testa io.